Ben ritrovati amici all'ascolto e ci troviamo in diretta dalla cittadina di Rente. Siamo al secondo appuntamento di Excellent in voce Antonia Russo insieme ad Antonella Balestrieri. Sì, le eccellenze calabrese per il secondo anno consecutivo in mostra a quasi diciamo un 10 mesi neanche dalla prima edizione. È piaciuta così tanto che non si è voluta aspettare l'estate, quindi hanno pensato bene, anche forse per una questione di temperatura, farla in questo splendido periodo di maggio. Nonostante diciamo sembrava quasi che ci stessimo avvicinando dopo quell'assaggio d'estate all'autunno, quest'oggi devo dire che qua si sta veramente bene. Una temperatura piacevole e soprattutto quello che è piacevole qua è l'atmosfera, perché ci troviamo in questa splendida cornice che è il centro storico della città di Rende. Diciamo anche in questo caso la città che non ti aspetti, e in questo splendido scenario che è il Castello Normanno. Tante eccellenze calabresi, non solo culinarie e enogastronomiche, ma soprattutto anche tante persone che hanno voluto in un qual modo partecipare alla realizzazione di questa manifestazione dando il loro contributo. Ecco qua, dopo tutta questa lunga premessa fatta dalla nostra Antonella, siamo in compagnia di Confagricoltura Cosenza, siamo in compagnia di Fulvia Caligiuri. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Insomma, ci sono soprattutto questi profumi, non solo i comuni, e i colori, le bellezze della Calabria, le eccellenze della Calabria. Fulvia, come sta andando? Benissimo, siamo veramente soddisfatti, abbiamo avuto un inizio, veramente una partenza sprint. I profumi a cui accennavi prima sono i profumi dei nostri bergamotti, di tutti le nostre specialità. La Calabria che non ti aspetti, io lanciavo già per il prossimo anno, perché noi andiamo avanti, la Calabria che ti aspetti, perché poi ad un certo punto i calabresi devono capire che abbiamo delle aziende fiore all'occhiello e quindi ci aspettiamo da queste aziende che si continui così. Allora per il prossimo anno lo slogan sarà la Calabria che ti aspetti. Non solo una Calabria mangereccia, però abbiamo anche tante altre realtà che riguardano poi l'artigianato. Man mano nell'arco del pomeriggio andremo ad incontrare quelli che sono i protagonisti, comunque grandi artigiani dicevamo, e che hanno anche contribuito in modo fattivo economicamente alla realizzazione di questa manifestazione. A me quello che ha sorpreso più che altro è questa splendida cornice del Castello Normanno qui nel centro storico. Ci si arriva tutto sommato con una certa agilità, perché comunque a parte qualche curva, però bisogna dire che la strada è facilmente percorribile. Sì, è vero. E come mai comunque avete cambiato location? Lo scorso anno vi abbiamo raccontato come è andata a San Marco Argentano e adesso invece siamo qua. Allora, noi siamo a disposizione per qualsiasi amministrazione comunale che si faccia avanti. Quest'anno ha fatto veramente molto piacere accogliere l'invito del sindaco e dell'amministrazione comunale di Rende, che si è prestata e ci ha prestato questa location veramente fantastica. Ci sembrava anche una continuità tra il Castello Normanno di San Marco dello scorso anno e un Castello Normanno altrettanto importante per storia e passato e trascorso, e allora abbiamo continuato su questo filo logico. L'anno prossimo andremo avanti, insomma il nostro intento è spingerci oltre e quindi visitare sempre nuovi posti. Insomma, quest'oggi vi stiamo raccontando quindi di quella che può essere tranquillamente definita una manifestazione itinerante. Assolutamente sì, deve esserlo, perché noi dobbiamo entrare nelle specificità dei singoli territori che poi tutti insieme formano la nostra Calabria e far conoscere le nostre peculiarità. Noi vi invitiamo da questi microfoni a raggiungerci qui nel castello per questi assaggi favolosi, anche se a detta di Fulvia Caligiuri bisogna fare attenzione al peperoncino, che lo troviamo ormai un po' dappertutto, è vero, so di un'esperienza poco fa un po' particolare. Sì, perché ero andata in questo stand bellissimo dove si prova la cioccolata, il salamino dei fichi, quindi ero andata proprio bella sciolta, ad un certo punto ho preso questa cioccolata col peperoncino, ho avuto un attimo di esitazione, ma ci siamo ripresi subito, vabbè. Ed è quello che ci dobbiamo aspettare, insomma, tante e tante sorprese, anche sul piano culinario, assolutamente. Assolutamente sì, infatti, so che qualcuno più tardi porterà una peretti aperitivo creato con le nostre specialità, quindi aspettiamo. Grazie a Fulvia Caligiuri. Grazie a voi. Grazie. E volevo ricordare ai nostri radioascoltatori che ci sarà naturalmente anche tanta tanta musica dal vivo. A dopo. Ti piace sempre di più.
Cominciamo a conoscere i nostri sponsor, o meglio i nostri stendisti per quanto riguarda The Excellent. Siamo ospitati all'interno del Castello Normanno e siamo, diciamo, in mezzo a tanti vasetti con tanti sottoli, possiamo definirli veramente gli aperitivi forse prelibati per le nostre tavole. In compagnia dell'azienda Suriano c'è la signora Rosa che ci darà qualche indicazione. Buonasera. Buonasera, siamo lieti di essere presenti a questo avvenimento. Noi siamo un'azienda da Mantea, lavoriamo la cipolla in IGP, la cipolla di Tropea, e abbinata col peperoncino. Facciamo tante salse, tutte in olio extravergine d'oliva, tutti al naturale, senza coloranti e né conservanti. Il nostro prodotto di battaglia è la cipolla col peperoncino, che si chiama la maritata. Che è una cosa che fa scappare, nel senso della parola, oppure no? No, la maritata non è una cosa che fa scappare, è molto saporita, da abbinare agli arrosti, alle carni, ai formaggi, però abbiamo anche quello che fa scappare, che sono gli abbaneri, che sono i peperoncini più piccanti al mondo. Sono tutti prodotti frutti della nostra terra, quindi sì, prodotti naturali? Sono prodotti naturali rigorosamente coltivati in Calabria. Saremo presenti fra poco sul mercato con la monodose di peperoncino, che è una crema di peperoncino in monodose da 8 grammi da presentare sui tavoli della ristorazione. Anzi, insomma, fianco al ketchup per esempio, giusto per fare... Sì, noi vogliamo veramente cercare di sostituire le vecchie ciotoline con l'olio, le scaglie di peperoncino, vogliamo proporre questo prodotto qua. È una bella idea, insomma, quindi diciamo da questo momento già è partita la promozione, visto che la presentate in questa occasione delle eccellenze. No, l'abbiamo già presentata ad altre manifestazioni importanti tipo il Cibus o l'Agrifood, adesso l'abbiamo portata anche qua in Calabria. Ecco, al Cibus per esempio cosa vi hanno detto? Quali sono stati i riscontri? Sono stati positivi, molto positivi, sì. Piaciuta l'idea nuova, è piaciuto il prodotto, abbiamo fatto assaggiare tanto e abbiamo promosso la Calabria.